Si è svolto oggi a Favara un convegno su sana alimentazione e patologie del secolo presso il Castello Chiaramonte, seguito della Commissione di Sviluppo Economico all'interno del progetto denominato Sagra della Caccia e dei prodotti agricoli della Sicilia. Diversi e qualificati gli interventi in merito, tra questi quelli della giornalista Margherita Trupiano della redazione di TVA, di Angelo Varisano dell'associazione Insemmola, organizzatore dell'evento, di Antonio Lobrutto della Rete Civica della Salute. Un argomento, quello trattato della sana alimentazione, assolutamente interessante perché investe diversi ambiti del nostro essere cittadini e componenti di una società. Io ringrazio l'associazione Insemola che ha voluto coinvolgermi nella mia qualità di giornalista a questa giornata che è molto ricca di sfaccettature relative a questa tematica che, come avete sentito, l'alimentazione legata alle patologie e io ho voluto porre l'accento su un aspetto da giornalista, un aspetto che è profondamente di natura sociale, ovvero quali sono i riflessi che la cattiva alimentazione ha rispetto alla crisi che in questo momento ci attanaglia. Questo è un progetto che noi portiamo, io insieme a tutta la mia associazione, avanti da diverso tempo. Abbiamo fatto già dei confronti in passato con delle persone tecniche. Si è parlato tanto a livello clinico in un convegno fatto neanche un mese fa. Oggi si parla di sana alimentazione e patologie del secolo. È stato un convegno ricco di tantissimi relatori presenti dal territorio. Si è parlato di questo è un convegno all'interno di un progetto chiamato Sagra della Caccia e dei prodotti tipici 2023. Si è parlato tanto di promozione del territorio, di tutela del territorio, di promozione del nostro territorio, del nostro patrimonio, ma soprattutto dei prodotti tipici locali nostri, agrigentini, siciliani, invidiati in tutta l'Italia, in tutta l'Europa e in tutto il mondo. Questo è un progetto che noi vogliamo portare avanti a livelli altissimi, collaborando anche con associazioni di categoria, sempre del territorio, con liberi professionisti che sono impegnati a Favara, sul sociale e soprattutto che ci collaborano in questa magnifica avventura. Grazie. Siamo presenti qui a Favara, grazie all'invito dell'associazione Insemmola, che fa parte, grazie a un protocollo d'intesa, della Rete Civica della Salute. Loro sono già chef, sono cuochi, quindi è il loro mestiere. La Rete Civica della Salute subentra perché la salute della persona viene pure da una corretta alimentazione. Io, siccome ho avuto esperienza nel passato col Dipartimento Acqua e Rifiuti di lavorare a un progetto che si chiamava Differenziamoci, abbiamo ai tempi redatto un documento che dagli scarti alimentari si può ancora mangiare qualcosa. Quindi non rifiuti, ma alimenti ancora cucinabili, con delle preparazioni, delle cose ancora mangiabili.